Buonasera. A nome della Società dei Naturalisti, sono lieto di presentare questo secondo appuntamento con il ciclo di incontri intitolato L'altro mondo e gli altri mondi di Dante, Dante geografo e cosmografo, che si tengono, come sappiamo, nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante. Il tema dell'incontro di oggi è Topografie della Commedia, paesaggi italiani, Daniele Sterpos, Dante e l'autosole per l'unità del paese. E la relatrice è la dottoressa Giovanna Corazza dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Prima di passare la parola alla dottoressa Corazza, vorrei brevemente presentarla e dire quanto siamo felici di averla con noi, perché la dottoressa Corazza è proprio una studiosa del tema della geografia dantesca. La dottoressa Corazza ha conseguito presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2019 il dottorato di ricerca in italianistica, con una tesi sulla geografia della realtà nella commedia e nel De vulgari eloquentia, risultata peraltro vincitrice del premio Saverio Bellomo. La dottoressa Corazza si occupa principalmente del rapporto tra geografia e letteratura nell'opera di Dante e indaga in particolare la cultura topografica e cartografica del poeta. Ha approfondito la ricezione del modello cosmografico dantesco in Petrarca, Boccaccio e Fazio degli Uberti, nella prospettiva del possibile ruolo che esso ha potuto svolgere nella genesi della letteratura geografica, umanistica e rinascimentale. E a queste tematiche ha dedicato degli studi recenti o ancora in corso di pubblicazione, quali Geografia mediterranea nell'itinerarium di Petrarca, presenze medievali e dantesche, Dante cosmografo, sensibilità territoriale e coscienza geografica nella commedia, Topografie bolognesi nel De vulgari eloquentia, comprensione territoriale, concettualizzazione e simmetria. Quindi, passo immediatamente la parola alla dottoressa Corazza e per qualunque domanda ovviamente potete utilizzare lo strumento che conosciamo per poter segnare le domande e potrò poi essere io a farle alla dottoressa. Prego, dottoressa, cominci pure. Buongiorno a tutti e grazie professore per questa bella introduzione e soprattutto per avermi presentato come un esperto dell'argomento che in realtà forse non sono, anche perché è un argomento che meriterebbe approfondimenti ben più consistenti. Comunque in questo ciclo di conversazioni dedicate all'altro mondo e agli altri mondi di Dante vorrei valorizzare appunto un aspetto importante, forse ancora non troppo studiato della commedia, che è appunto quello della geografia reale, la geografia cioè non dell'altro mondo, ma di questo mondo, considerandola però attraverso un punto di osservazione particolare, un piccolo saggio molto originale e oggi del tutto dimenticato, che è stato pubblicato nel 1965 per il settimo centenario della nascita di Dante, scritto da Daniele Sterpos, che allora era un alto dirigente della società Concessioni e Costruzioni Autostrade SPA. Il saggio si intitola Luoghi danteschi dalla Milano-Napoli e associa la memoria di Dante all'autostrada del Sole, dimostrando in questo modo la vitalità della componente geografica della commedia, la ricchezza dei suoi significati e la sua capacità di stimolare una riflessione complessa che si sviluppa nel cuore stesso della modernità. Innanzitutto, che cosa intendiamo per componente geografica della commedia? Come tutti sanno, lo scenario primario del racconto dantesco consiste nella geografia immaginaria e fantastica di quelli che sono i tre regni ultramondani, che ha catalizzato per secoli l'interesse dei lettori, dei commentatori, degli illustratori che ha accompagnato la così lunga fortuna del poema. Però accanto alla geografia di quello che possiamo definire l'eterno, il poema contiene un'altra geografia, una geografia reale e attuale che emerge in modo indiretto. Ad esempio nei dialoghi che il Dante personaggio intrattiene con gli interlocutori nei quali si imbatte, oppure come oggetto di evocazione, invettiva o profezia nell'enunciato di Dante poeta, oppure ancora come termine di paragone nelle similitudini che Dante spesso formula per illustrare le caratteristiche fisiche degli ambienti che attraversa, che vengono non sistematicamente, ma molto spesso paragonati agli ambienti terrestri. Questi inserti geografici in realtà svolgono una funzione strutturale, che è quella di radicare la prospettiva escatologica, ultraterrena del poema in quella che è invece la realtà umana del presente.
Però al di là dell'aspetto funzionale è evidente che Dante ha per l'aspetto geografico, il fattore geografico, un interesse fortissimo, che lo porta a tracciare un'immagine nitida, anche se frammentaria e parziale, dell'Italia e limitatamente anche dell'Europa del primo 300. È un'immagine naturalmente che risulta particolarmente efficace per quelle aree che Dante ha potuto conoscere di persona, delle quali ha potuto fare un'esperienza diretta sia durante il tempo della sua esistenza che ha trascorso in patria come cittadino intrinsecus, sia soprattutto durante i percorsi dell'esilio, quindi Firenze e la Toscana, la Romagna, le città del Veneto, forse l'Umbria e quasi certamente Roma. Infatti Roma con ogni probabilità viene visitata da Dante forse come pellegrino giubilare nel 300 o forse come membro di un'ambasceria fiorentina con il Facio VIII nello stesso anno oppure nell'anno successivo. Per le sue caratteristiche, ecco, ci soffermiamo sulle geografie della commedia perché hanno delle caratteristiche che le rendono realmente quasi un unicum. Infatti è una rappresentazione che non ha precedenti o anche solo possibilità di confronti rispetto a quella che è la tradizione letteraria anteriore oppure quelle che sono le fonti stesse del poema e deve essere considerata a pieno titolo uno degli aspetti anche più rilevanti dello sperimentalismo del poema. Quali sono queste alcune di queste caratteristiche? Innanzitutto è una geografia del presente che raffigura territori e paesaggi rigorosamente contemporanei. È una geografia scrupolosamente realistica ed è fondata sulla precisione del dettaglio. Infatti tutte le indicazioni spaziali dantesche non sono mai generiche e vaghe, ma quanto più possibili stringenti ed esatte. Però quello che ci colpisce soprattutto è il fatto che la geografia dantesca esprime quella che possiamo definire una autentica coscienza territoriale, cioè la capacità di leggere il paesaggio come sistema, frutto dell'interazione fra la base naturale e l'azione umana. Dante è in grado di scomporre e di individuare con estrema chiarezza i diversi fattori che formano l'unità del paesaggio, da cui nasce l'unità del paesaggio. Gli aspetti fisici, morfologici, climatici della base naturale e gli aspetti antropici, gli elementi storici, economici, insediativi, le strutture produttive, le forme della viabilità. Sicuramente dobbiamo pensare che la geografia dantesca sia frutto di un'attitudine particolare e personale del poeta, che però deve essere anche messa in relazione con quelli che sono i caratteri della sua cultura, della cultura comunale, impegnata in una conquista capillare e sempre più estesa del territorio e dunque attenta a quella che è la quantificazione delle risorse produttive e alla valutazione delle opportunità per l'insediamento e per la viabilità. E più in generale possiamo dire che la geografia della commedia si radica in un movimento della cultura che fra 200 e 300 sperimenta l'esigenza sempre più forte di rappresentare la spazialità terrestre in termini precisi. E qui si aprirebbe un discorso molto complesso sull'eventualità, sul rapporto diciamo, che la commedia può avere con la cartografia contemporanea. Comunque questa dimensione geografica che abbiamo visto essere così importante nella commedia, ma non solo nella commedia, anche nella stessa storia culturale del rapporto con l'ambiente, non è stata valorizzata in modo adeguato nella ricezione dantesca. Soltanto l'età del romanticismo sembra in realtà soffermarsi su questo tema. Nella cultura europea il culto romantico di Dante sollecita una nuova attenzione a quelli che sono i percorsi dell'esule tra biografia e letteratura. Le geografie che sono evocate o descritte nel poema così circostanziate, riconoscibili e ricche di seduzioni paesaggistiche diventano percorsi concreti, luoghi da visitare di fatto. E la prassi culturale del viaggio in Italia diventa viaggio dantesco, finalizzato naturalmente ad una comprensione più approfondita del poema, collocato nella sua cornice fisica, nella quale è nato.
Invece, nella cultura italiana ottocentesca, l'esplorazione delle geografie del poema è soprattutto funzionale alla costruzione di una coscienza unitaria post-risorgimentale che vede in Dante naturalmente il custode e il garante dell'integrità geografica di quella che è la patria nazione. E io qui farei una piccola pausa, se il professore vuol fare qualche osservazione, se c'è qualche osservazione, qualche domanda. Io sono qua. Certo, raccolgo anche uno dei suggerimenti che sono arrivati. E la prima domanda che mi veniva di fare è questa. Possiamo dire per qualche verso che quindi Dante sia un po' l'inventore dell'idea del paesaggio, inteso come insieme di fattori antropici e naturali. Ma è stato fatto, è possibile pensare ad una relazione con quello che più o meno contemporaneamente fa Giotto nelle arti figurative? Ci sono dei punti di connessione? Si è mai visto se ci sono? Perché tutto sommato anche lì si vede nell'opera di Giotto questo continuo interagire degli uomini e del paesaggio che è intorno a loro. È possibile pensare a qualcosa di comune fra questi due artisti? Da questo punto di vista, ovviamente. Senza dubbio la cultura di riferimento è la stessa ed è una cultura che si orienta sempre di più alla definizione dello spazio. Quindi sicuramente certo. Il parallelo fra la commedia e Giotto è un parallelo classico che è stato fatto di frequente anche sulla scorta del fatto che Giotto viene completamente nominato nel poema. Però forse ci sono anche altri pittori che potrebbero essere citati a questo proposito, per esempio Ambrogio Lorenzetti, anche questo è un parallelo classico. Gli affreschi del buon governo danno un'immagine così puntuale, così precisa delle topografie cittadine che anche lì si può capire, c'è una lettura diciamo complessa del paesaggio urbano e della campagna, del contado immediato al di fuori delle mura cittadine che naturalmente ci parla di una stessa cultura. È la stessa cultura che genera la cartografia nautica, naturalmente al di là di tutte le problematiche cronologiche che dobbiamo affrontare su questo piano, perché come sappiamo la cartografia nautica non ha una, cioè i testimoni che noi abbiamo risalgono più o meno alla seconda metà del 200, però anche qui è un ambito molto discusso e i testimoni che possediamo sono troppo pochi per fare una valutazione attenta. Ci sarebbe molto da dire su questo argomento. Certo. Ho risposto alla sua domanda. No, assolutamente. Indubbiamente quello è un momento nella storia del nostro paese, in particolare, ma poi dell'Europa, di grande espansione. Esatto. C'è un movimento di rinascita economica forte e quindi il viaggio, nel senso, nei vari sensi in quello si può coniugare, funziona come un punto di incontro. Mercanti, pellegrini, armati devono circolare attraverso territori e quindi la conoscenza di questi territori comincia a essere un fattore fondamentale. In questo senso Dante, secondo lei, è come dire, un rappresentante di quello che mediamente un uomo della sua cultura e della sua posizione conosceva, o è qualcosa di più? Qualche cosa di... Beh, naturalmente Dante condivide le sue radici culturali, sono quelle dell'epoca, le sue esperienze sono quelle dell'epoca, non possiamo farne un superuomo da questo punto di vista, però certamente la commedia ha da questo punto di vista una marcia in più, se possiamo usare questo linguaggio, nel senso che rispetto alla letteratura precedente, la rappresentazione del fatto geografico è veramente molto per esempio Dante è forse uno dei pochissimi autori che si sofferma sulla rappresentazione dei paesaggi produttivi. E questa è una cosa veramente molto particolare, perché dobbiamo pensare che naturalmente non si tratta di un affresco, non si tratta di un testo, di un trattato, ma si tratta di un'opera letteraria, di un'opera poetica, di ambizioni altissime, che finisce con la Visio Dei. Siamo in questo contesto. Certo. Beh, adesso faremo un bel salto dal punto di vista dei tempi e adesso la dottoressa ci narrerà di un qualche cosa che ci porta a,
relativamente, perché ormai è passato del tempo anche dall'inizio della costruzione dell'autostrada del Sole, ma ci racconterà qual è la connessione fra questi due momenti particolari della storia del nostro paese, cioè l'opera di Dante da un lato e la costruzione dell'autostrada Milano-Napoli dall'altro. Prego, diciamo, dottoressa. La saldatura tra il poema dantesco e il paesaggio italiano, la cultura del viaggio e l'unificazione nazionale viene riproposta appunto all'immaginario contemporaneo da questo saggio così particolare, Luoghi danteschi dalla Milano-Napoli, che sì è scritto per la celebrazione del settecentenario dantesco del 65, ma anche pochi mesi dopo un'altra celebrazione, l'inaugurazione della Milano-Napoli, la 1, o Autostrada del Sole, che ecco qui vediamo. La prima autostrada italiana di lunga percorrenza e è l'opera senza dubbio più importante del dopoguerra, un episodio cruciale nella storia dell'avvicinamento fra il nord e il sud del paese, quindi un potente fattore di unificazione. Per comprendere la portata comunque di quest'opera bisogna accennare un po' il contesto nella quale venne realizzata. Siamo nei primi anni 50 e l'organizzazione delle infrastrutture era ancora sostanzialmente erede delle politiche attuate dall'Italia fascista, che avevano sviluppato, si erano concentrate soprattutto nello sviluppo della ferrovia, in un contesto nazionale che ancora era fortemente rurale, poco industrializzato e quindi nel quale non esisteva, diciamo, un vero mercato per l'automobile, se non quello di una ristrettissima elite di ricchi. La rete viaria, quindi siamo appunto nei primi anni 50, è ancora in massima parte non asfaltata, e questo in tutto il territorio nazionale, e sempre più rarefatta mano a mano che si scende a sud, mentre le uniche autostrade che esistono sono dei tronconi brevi e isolati costruiti ancora fra gli anni 20 e 30, come la Milano-Laghi, che è la prima autostrada a pedaggio del mondo, ma sono appena 85 km, quindi piccolissima, diciamo, una percorrenza molto limitata. Poi la Milano-Bergamo, la Milano-Brescia, la camionabile Genova-Serravalle, che sono utilizzate per scopi, diciamo, commerciali. E poi ci sono le autostrade turistiche, la Padova-Mestre, la Firenze-Mare, la Via del Mare tra Roma e Ostia, la Napoli-Pompei. Naturalmente, ecco, noi diciamo che sono le prime autostrade, ma con questo termine non possiamo intendere quello che oggi per noi l'autostrada è un modello completamente diverso. Si trattava semplicemente di strade attrezzate a pedaggio che erano destinate esclusivamente al traffico automobilistico, il che vuol dire che erano chiuse ai pedoni, alle biciclette, ai carretti e agli animali da traino, che allora erano protagonisti delle strade. La ricostruzione, avviata grazie ai finanziamenti del piano Marshall, innesta una crescita delle attività economiche che non ha i caratteri della pianificazione, ma procede da un lato attraverso lo spontaneismo diffuso della manifattura, della piccola industria, e dall'altro attraverso la concentrazione della grande industria in posizione geograficamente squilibrata nel triangolo nord-occidentale Milano-Torino-Genova, condizioni che in pochi anni fanno veramente lievitare il bisogno italiano di una mobilità a medio e ampio raggio, e in particolare si crea un orizzonte di attesa per lo sviluppo di un'arteria di scorrimento veloce lungo la penisola che possa essere funzionale innanzitutto al trasporto delle merci su gomma, il che consente una distribuzione più flessibile, capillare e soprattutto senza il problema della rottura di carico, che è il problema tipico della ferrovia. E poi un'arteria che avrebbe dovuto essere funzionale alla motorizzazione privata delle persone. Mi dispiace se si sente questo elicottero, ma siamo nel contesto del G20. Certo. Questa interferenza. Oggi Venezia è veramente il centro del mondo, quindi. Sì, vorremmo anche non essere il centro del mondo per qualche volta. Certo. Va bene. Comunque bisogna pensare appunto ai flussi migratori, alle migrazioni interne di lavoratori che dal sud rurale ed industrializzato si trasferiscono ai centri industriali del nord, ma fanno regolarmente ritorno a casa durante le vacanze per trascorrerle con la famiglia, quindi c'è bisogno di una
di una arteria di lunga, di grande portata, oppure alla migrazione altrettanto massiccia, e questo è un fenomeno proprio di tutto il territorio nazionale, dalla campagna alla città, dove si concentrano le funzioni e le occasioni di lavoro, con spostamenti periodici anche sulle lunghe distanze. Naturalmente la crescita dell'occupazione stabile e di quello che è il reddito medio è il pilastro su cui si fonda il successo dell'automobile di massa, che a sua volta è il pilastro che sostiene il programma autostradale. Il 1954 è l'anno in cui esce sul mercato la Fiat 600, un successo straordinario a un costo che chiameremo oggi sostenibile, circa 20 mensilità di un salario operaio, e l'anno del primo progetto dell'autostrada del Sole. La costruzione vera e propria sarà avviata soltanto 2 anni dopo, nel 1956, con la formula delle partecipazioni statali, quindi un consorzio di imprese controllate dallo Stato e orientate dalle scelte del governo. Il compito è affidato alla società Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. sotto l'egida dell'IRI, mentre naturalmente le aziende coinvolte, le aziende diciamo di riferimento, sono la Fiat, Pirelli, Eni, Italcementi, eccetera. Il governo quindi compie una scelta decisa in favore della motorizzazione, che segna il vertice dell'investimento pubblico sulle strade a scapito della ferrovia, ed è una politica che durerà almeno fino alla crisi petrolifera del 73, quando l'aumento del prezzo del petrolio da parte dei paesi produttori indurrà questa tragica, traumatica consapevolezza che le risorse energetiche degli idrocarburi non sono illimitate né diciamo incondizionate. Amministratore delegato comunque della società autostrada è l'ingegnere Fedele Cova, un mediatore pragmatico tra poteri pubblici e imprenditoria privata, che aveva già lavorato per IRI, ma anche in realtà un leader molto capace, molto attento non solo alla propaganda, ma anche alla costruzione di un solido consenso culturale intorno alla nuova infrastruttura. E come vediamo qui da queste immagini, Cova riesce a realizzare l'intero tracciato dell'Autosole in soli 8 anni, dal 56 al 64, per qualcosa come 755 chilometri complessivi, riproducendo in modo fedele un modello super moderno e del tutto inedito in Italia, che è quello dell'autostrada americana, allora in grandissima espansione sulle lunghe percorrenze. Prima di tutto la costruzione, diciamo, procede per tromboni successivi, a partire però dai due estremi, Milano-Parma e Napoli-Capua, li vedete, sono i primi due rubricati. E questa è una intelligente strategia che garantisce l'integrità del tracciato ed evita che la costruzione si areni, come è successo in molti casi, diciamo, la costruzione si areni e appunto si possa arenare lungo il percorso prima di arrivare a Napoli. Al casello di Firenze Nord, quindi in una posizione baricentrica rispetto a questo che è il primo tracciato dell'autostrada, adesso naturalmente si è sviluppata ulteriormente, è stata stabilita la sede direzionale e gestionale dell'intera opera, e credo che è tuttora lì, è rimasta tuttora lì, è il complesso dove si trova anche la chiesa di Felice. Il 4 ottobre del 64, giorno di San Francesco, patrono d'Italia, allora festa nazionale, l'Autosole viene inaugurata con una solennità degna di una epopea, un grande evento mediatico al quale partecipano esponenti del governo, alte cariche religiose, viene trasmesso dalla televisione di Stato, che per l'epoca è una circostanza abbastanza eccezionale. L'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro pronuncia un discorso con cui rende esplicito il senso dell'opera e le aspettative su quello che l'opera avrebbe dovuto essere, innanzitutto l'asse portante dello sviluppo economico, e poi lo strumento della valorizzazione turistica dell'Italia anche in prospettiva europea. E infine la chiave, questo è l'elemento più importante che a me interessa, la chiave della modernizzazione del paese e della sua unificazione civile e culturale. Quindi l'autostrada del Sole è esplicitamente indicata come il simbolo di un nuovo risorgimento. Un risorgimento che comunque per il momento finisce a Napoli, e a Napoli si ferma.
Anche qui, se abbiamo delle osservazioni, qualche testimonianza, io purtroppo non ho testimonianze dirette di questa autostrada, perché sono una pessima guidatrice, evito accuratamente questi percorsi. No, quello che sicuramente noi ci ricordiamo per i racconti dei nostri genitori è quello che succedeva da Napoli in giù, dove era rimasto tutto come ai tempi della guerra e prima, e i racconti di chi era riuscito a entrare nel mondo della motorizzazione, a comprare una macchina, erano i racconti di chi comunque si trovava con un mezzo che era, diciamo, fuori contesto rispetto a quello che c'era ancora nel sud Italia. Per cui questi viaggi in macchina, anche per coprire delle distanze piccole, erano avventure, perché comunque si percorrevano strade che contemporaneamente erano occupate da tutti i generi di altri veicoli che potevano passare, c'erano di tutto e quindi mi ricordo che alcuni dei miei genitori, i miei genitori, alcuni dei loro amici mi raccontavano che per arrivare per esempio verso il mare, verso la Calabria o verso la Puglia ci volevano giornate di viaggio. Cioè, ti dovevi fermare a dormire, c'era bisogno proprio di organizzarsi. E siccome allora si cominciava a viaggiare con le famiglie, con i bambini, e dormivano in macchina la notte, era un'avventura, non era un trasferimento. Quindi noi oggi non ce ne rendiamo conto, perché per quanto insomma la viabilità abbia problemi, quello che c'era allora era fuori proprio dalla nostra attuale percezione di come potesse essere particolarmente avventuroso percorrere questi tratti. Quindi sicuramente fu un cambiamento epocale, insomma. Epocale, sì, un cambiamento, una Assolutamente. svolta epocale, sì, infatti. Però quello che ho trovato veramente interessante nella sua presentazione è l'attenzione dell'amministrazione delegato anche agli aspetti culturali. Cioè si cerca di fare qualche cosa che non sia semplicemente l'opera pubblica, ma un qualcosa il cui significato vada oltre. E questo ci permette di capire perché poi c'è questa connessione con l'opera dantesca che magari un'opera di oggi non prevederebbe, perché questa attenzione verso questo tipo di fruizione anche culturale di certe opere credo che sia andata persa, insomma, o perlomeno è molto meno evidente. E a questo punto viene fuori questa figura particolare che io confesso non conoscevo e che la dottoressa Corazza fa ritornare dall'oblio. Una storia fantastica, se vogliamo, perché è la storia di un uomo qualunque, insomma, una persona così. Prego, dottoressa, ce la racconti. Sì. Beh, non era proprio un uomo qualunque, io mi sono fatta questa idea. Comunque, sì, è stato il valore aggiunto, diciamo. Certo, intendevo dal punto di vista di quello che faceva, non era un. Certo. Ma è una storia bellissima la sua, comunque, che mi è stata raccontata tra l'altro dal fratello, che se è in ascolto saluto in modo molto caloroso, E anche noi li salutiamo. perché certamente. Comunque, Daniele Sterpos è un Mugellano, nasce nel 20, quindi è giovane quando si lancia, diciamo, il progetto dell'autostrada. Ha una laurea in storia del Risorgimento presa all'Università di Firenze e insegna materie letterarie nella scuola secondaria, quindi è un giovane insegnante precario. E quando si avvia il progetto dell'Alto Sole nel 1956, contatta Fedele Cova e gli propone una collana di studi dedicata alla ricostruzione della storia della viabilità in epoca romana, ma soprattutto medievale e premoderna, nelle diverse aree che saranno interessate dal percorso autostradale. E questo progetto convince immediatamente Cova. Nasce così Comunicazioni stradali attraverso i tempi, che è un'opera bellissima in 5 volumi, pubblicata dalla De Agostini per conto della società Autostrade, quindi finanziata dalla società Autostrade. E l'uscita di ciascun volume è progettata per accompagnare la realizzazione del troncone autostradale più o meno corrispondente. Quindi abbiamo uscite in tempi diversi che accompagnano la realizzazione dell'autostrada. In questi lavori Sterpos in realtà si dimostra uno studioso di alto livello e molto originale. Lui è storico di formazione, però è in grado di veramente spaziare, molto originale, ha delle eccezionali doti scientifiche, ma soprattutto è un innovatore, anzi un vero pioniere, perché contribuisce a fondare in Italia, ma anche nel quadro europeo, un nuovo campo di studi, che è quello della storia della viabilità, che oggi è parte essenziale della geografia storica.
e lo fonda anche la metodologia specifica, che è una metodologia necessariamente multidisciplinare, basata sull'integrazione tra le fonti storiche, letterarie e archeologiche, la ricerca d'archivio, l'analisi delle immagini territoriali nel tempo, quindi l'esame di miniature, pitture, fotografie, cartografia storica, cartografia contemporanea, eccetera, ma soprattutto basata sulla ricerca sul campo, quindi sull'osservazione diretta e sulla conoscenza del territorio. C'è una bella definizione che Sterkos formula relativamente alle strade, quindi fattori di organizzazione e di antropizzazione del territorio e luoghi privilegiati della interazione tra l'uomo e l'ambiente. Oggi questo studioso è quasi dimenticato, ma la sua è veramente una lezione fondamentale, che tra l'altro è stata valorizzata nel 98 da un convegno che si è tenuto in Palazzo Vecchio a Firenze, al quale hanno partecipato illustri esperti accademici di topografia e di geografia storica, come Giovanni Uggeri, Stella Patitucci, anche Leonardo Rombai e altri che adesso sta dopo lungo citare. Cova naturalmente è un dirigente lungimirante e assume immediatamente Sterkos come direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della società Autostrade, quindi diventa immediatamente un dirigente di alto livello ed è l'artefice della politica culturale della società Autostrade e l'animatore della rivista mensile Autostrade, che qui vediamo nel numero che ci interessa, che diventa l'organo di promozione ufficiale dell'iniziativa statale per la mobilità. Ecco, l'opera che volevo dirvi è appunto Luoghi danteschi dalla Milano-Napoli, che esce in questo numero che vediamo qui ed è senza dubbio uno dei contributi più originali prodotti in occasione del settecentenario del 65. Innanzitutto è la sede stessa nella quale è pubblicato ad essere eccentrica rispetto non solo alle pubblicazioni accademiche ma anche allo stesso ambito letterario, perché Autostrade, come dice il sottotitolo, non so se si dice, è una rivista di tecnica e di informazioni autostradali che si rivolge al pubblico speciale degli utenti dell'autostrada, quindi lontanissima dal dantismo. In copertina c'è un'immagine di un cantiere, che non è il cantiere, un'immagine che potremmo definire brutalista, la costruzione appunto non dell'Autosole, ma del Como Chiasso, cioè l'odierna A9, che è un ampliamento della Milano Laghi. E nella pagina successiva abbiamo la seconda di copertina, c'è cioè il sommario con tutti i contributi che fanno parte del numero e che, dai quali emerge una rivista fondamentalmente pragmatica, tecnica, un po' stridente con la celebrazione dantesca, quindi già questo è un fatto che ci colpisce. Andiamo all'immagine successiva. Ecco, altro particolare, la copertina è a colori, l'interno di questa rivista è in bianco e nero. E il saggio di Sterkos si compone di due parti, il frontespizio, che è questo che vediamo, e un breve testo scritto che occupa le due pagine successive. E una seconda parte che invece è costituita da un insieme di fotografie di paesaggio che vedremo è la parte forse più importante del contributo. Il testo scritto naturalmente, ecco vedete, questa è la seconda palla, la seconda pagina, guardiamo anche la terza, così, ecco questa è la terza, torniamo al frontespizio, se è possibile, grazie, ecco. Il testo scritto appunto si focalizza sulla commedia quale pilastro, fondamento dell'unità nazionale attraverso la lingua, il poema fonda l'unità della lingua che è il presupposto dell'unità politica e fin qui diciamo nel dantismo di Sterkos non c'è niente di particolarmente nuovo, però notiamo un dettaglio significativo, le tre illustrazioni che accompagnano queste pagine non sono semplicemente disegni in stile medievale come ci aspetteremo in fondo in una rivista di consumo, ma sono delle riproduzioni estremamente fedeli delle tre iniziali abitate e decorate, riccamente decorate, di un importante codice trecentesco laurenziano della commedia, che serve da modello anche per l'impaginazione tipografica, perché vedete il testo ha le colonne, che una colonna, mentre invece il codice ne ha due, ma insomma è una riproduzione, come vedete, fedelissima. Qui abbiamo l'incipit, perché naturalmente le decorazioni del codice sono soltanto tre, abbiamo soltanto queste tre pagine miniate e corrispondono all'incipit di ciascuna cantica.
Naturalmente con questo cosa ci dice Sterkos? Naturalmente vuole presentare al suo lettore la commedia nella sua interezza, nella sua completezza attraverso l'inizio delle tre cantiche. Però diciamo rivela anche un tratto fondamentale della sua metodologia, che è il rigore documentario e l'attenzione all'iconografia come aspetto essenziale, fondamentale di ogni discorso storico, che è forse il suo lascito più importante. Veniamo alla seconda parte del saggio, se per favore andiamo, scorriamo queste tre immagini. Ecco, questa è la prima immagine della seconda parte del saggio, che è la più importante per la novità e anche per la densità del progetto comunicativo. Si tratta di 12 bellissime fotografie in bianco e nero di paesaggi italiani che sono menzionati nella commedia e toccati dall'autosole, fotografati dall'autore dal punto di vista stradale, procedendo da nord a sud, dal Po fino a Monte Cassino, lungo l'autostrada. Quindi sono foto fatte da lui. Sterpos quindi propone un viaggio letterario attraverso le geografie della commedia, che è anche un viaggio fisico, paesaggistico, attraverso le geografie della penisola, oggi finalmente rese vicine e quindi raggiungibili dalla più moderna, grazie alla più moderna tecnologia stradale, che è quella dell'autosole. E quindi, come Dante ha unificato l'Italia attraverso la lingua, così l'autosole ha unificato l'Italia attraverso la percorribilità del suo territorio. L'immagine che vediamo qui è il Po tra Milano e Piacenza. Vedete che la pagina, adesso non si legge tanto bene perché forse è piccolino, comunque la pagina è organizzata a partire dal testo di Dante, anche se naturalmente la componente di primo piano che abbiamo qui è quella visiva, ovviamente. Le terzine dantesche, che sono appunto quelle di interesse geografico, sono riportate in alto alla mia sinistra, circolettate in rosso, e in basso abbiamo l'indicazione dell'area rappresentata e una breve spiegazione, una breve parafrasi del passo dantesco. Ancora più in basso c'è l'indicazione del chilometro dell'autosole dal quale la foto è stata scattata. E a me sembra una novità veramente, cioè questo insieme, questo progetto comunicativo mi sembra veramente molto particolare. Sterpos, naturalmente, vedremo, ritrae un territorio dove i segni della modernità o non ci sono o sono veramente minimi. È vero che l'Italia degli anni 60 è un paese ancora largamente rurale, però qui dobbiamo pensare anche a una interpretazione voluta del territorio. Ecco, non c'è un intento, se vogliamo, idillico o mistificatorio di coprire, di occultare le trasformazioni del presente, ma forse la volontà di ricostruire un paesaggio che potrebbe essere ancora questo, quello che Dante ha visto, un paesaggio premoderno. C'è lo sforzo quindi di valorizzare il paesaggio italiano come un bene culturale assoluto e senza tempo, arricchito dall'eredità letteraria dantesca e rivelato lo sguardo del futuro grazie appunto alla nuova viabilità. La stessa autostrada con le sue strutture super moderne, avveniristiche, grandiose, i suoi viadotti, i suoi trafori, non viene mai rappresentata, è punto di vista, ma rimane sempre al di fuori dell'inquadratura. Andiamo all'immagine successiva. Ecco qui, naturalmente sono le due pagine aperte della rivista e la prima è il fiume Reno vicino a Bologna. La terzina naturalmente contiene la celeberrima localizzazione topografica di Dante relativa a Bologna tra Savena e Reno ed è il Reno vicino a Bologna. La pagina, vedete, è organizzata nello stesso modo. L'immagine successiva è quella degli Appennini, Appennini dove non c'è traccia di mano umana, cioè è veramente un paesaggio che potrebbe essere assolutamente quello dantesco, un paesaggio che Dante doveva conoscere molto bene perché l'Appennino viene attraversato più volte in entrambe le direzioni, sia da Firenze sia poi durante appunto il periodo dell'esilio. E Dante dimostra di comprendere perfettamente in più luoghi dell'opera la natura di spartiacque geografico che l'Appennino svolge nella penisola. Infatti, tra le molte menzioni che si possono trovare nella commedia relative appunto
all'Appennino, Sterpos sceglie intelligentemente quella più calzante sul piano geografico. Tra i due liti d'Italia sorgono sassi, cioè i sassi sono la dorsale appenninica tra i due versanti, adriatico e tirrenico. Ecco, possiamo dire che in una fase che è ancora iniziale, aurorale, diciamo, dell'era dell'autostrada, Sterpos ripropone il concetto tradizionale della strada creatrice di paesaggio e occasione di esperienza del territorio, quindi in qualche modo strumento di educazione al paesaggio, e non registra quelle che sono le criticità che emergeranno poi con la crescita rapida della rete autostradale, che molte voci già all'epoca segnalavano, un impatto ambientale che spesso è drammatico o impossibile da mitigare in un territorio morfologicamente molto complesso, molto ricco di tracce, ricchissimo di tracce del passato. Per esempio l'immagine che abbiamo visto prima, il passaggio del Po, sia il passaggio del Po che il valico degli Appennini, che sono i punti più difficili, critici, diciamo, della viabilità italiana di ogni tempo, sono superati dall'autosole attraverso soluzioni accuratissime, innovative, tecnologicamente all'avanguardia, ma pesantissime e irreversibili, diciamo, a livello ambientale. Inoltre, ecco, possiamo dire anche da un punto, fare questa osservazione da un punto di vista antropologico, è stato detto che l'autostrada rappresenta uno dei cosiddetti non luoghi della modernità, cioè luogo di alienazione, un mondo a sé, standardizzato e assolutamente uniforme, isolato dal paesaggio, che è un fondale attraversato a grande velocità e separato dai centri abitati, nel senso che i caselli sono sempre, l'entrata e uscita è sempre fuori dalla città, e quindi di fatto escluso da ogni forma di socialità reale e dalla storia. Andiamo all'immagine successiva. Ecco qui Firenze e l'Arno a sinistra, a destra, alla mia destra almeno, il Prato Magno, luoghi centrali nella commedia e nella biografia dantesca. La prima foto è probabilmente presa da un punto di osservazione nel Val d'Arno superiore, sul fondale, voi vedete sullo sfondo, diciamo, si staglia la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto, che Dante ovviamente non ha potuto conoscere perché sono stati costruiti successivamente, ma che oggi per noi sono i simboli della identità cittadina. Nella immagine successiva, alla mia destra, il Prato Magno, che è questa piccola catena montuosa a sud-est di Firenze che separa il Casentino, cioè il primo corso dell'Arno, e il Val d'Arno superiore, e che è teatro, diciamo, di uno degli scenari più potenti sul piano paesaggistico dell'intera commedia, cioè la battaglia di Campaldino, alla quale la morte di uno dei condottieri più illustri, che è appunto Bonconte da Montefeltro. È un'esperienza personale perché, come sappiamo, Dante stesso partecipò nel 1289 a questa battaglia. Possiamo andare oltre all'immagine successiva, ecco, proseguiamo il nostro viaggio appunto sui paesaggi autostradali danteschi e ci troviamo in Val di Chiana, siamo nella Toscana meridionale, che all'epoca di Dante era paludosa e assolutamente malsana a causa del corso lento, stagnante del fiume Chiana, che però ha subito degli interventi di bonifica radicale in età moderna, prolungati nel tempo, e che hanno, diciamo, normalizzato il paesaggio. Infatti vedete qui un paesaggio lontanissimo dalla palude. Però, ecco, nella terzina che viene qui riportata, Dante cita Val di Chiana, Maremma e Sardegna come i luoghi più malsani e malarici dell'Italia, per illustrare appunto la pena dei falsari che sono infestati da ogni sorta di malattie. L'immagine successiva invece rappresenta il monte Soratte, che siamo già
nel Lazio, in provincia di Roma, luogo dell'eremitaggio di Papa Silvestro, che è il beneficiario della donazione di Costantino, per questo motivo Dante cita questo luogo, all'origine appunto del potere temporale, l'esecrato potere temporale della Chiesa, secondo una leggenda medievale che Dante mostra di avvalorare. È un monte basso, diciamo, non raggiunge forse 700 metri, però si staglia isolato nella pianura del Tevere, quindi ha un aspetto, diciamo, imponente. Ecco, dopo Firenze, in realtà, sì, l'autostrada del Sole prosegue verso sud, quindi attraverso la Val di Chiana e la Val Tiberina. Però manca Arezzo, che effettivamente è una stazione dell'Autostrada del Sole ed è una città assolutamente dantesca, nel senso che Dante senz'altro la conosceva, la cita più volte nella Commedia. E questo perché questa esclusione? Perché in realtà il percorso aveva suscitato polemiche feroci, il percorso, appunto, il tracciamento dell'Autostrada del Sole aveva suscitato un'ondata enorme di polemiche da parte delle località escluse dal passaggio autostradale e soprattutto in questa parte dell'Italia, Siena e Perugia, che sono storicamente centri primari della viabilità della penisola. Altre città che invece erano state incluse nel passaggio dell'autostrada, come Modena, Bologna o Firenze, avevano anch'esse protestato per motivi opposti, perché temevano evidentemente gli effetti negativi del traffico sul piano territoriale, paesaggistico o anche economico. E Fanfani, che all'epoca era un importante uomo di governo, dichiarò che tutti i telegrammi di protesta ricevuti avrebbero potuto risanare il bilancio delle poste, cosa che peraltro non avvenne. E in questo clima, diciamo, di controversie, la memoria dantesca diventa un elemento di pacificazione, un simbolo di unità territoriale nella quale riconoscersi. Andiamo oltre ancora all'immagine successiva. Ecco, qui siamo arrivati a Roma. Ecco, fra le immagini, tutte le varie immagini dantesche di Roma, che potevano essere prese, potevano essere, come dire, lette nella commedia, Serpos non sceglie la città simbolo dell'impero, ma la sede del Vaticano e delle tombe dei martiri. E qui si capisce, siamo in piena età democristiana, quindi forse è un portato anche del periodo. Ecco, la foto è scattata nel punto in cui l'autosole si immette da nord nel grande raccordo anulare che circonda la città, che era già parzialmente realizzato. Qui siamo all'altezza della Salaria e sullo sfondo voi potete vedere, si vede la cupola di San Pietro. Naturalmente è un paesaggio che mi colpisce perché è totalmente inedificato. Non credo che oggi Roma, l'aggancio del Graal a Salaria possa essere vista con questa nitidezza, con questa libertà. Ecco, poi vedete, ho evidenziato il punto di congiunzione, quindi il punto di vista dell'immagine, nella immagine successiva, che è la carta della città metropolitana di Roma, dove si vede bene il percorso che viene da nord e il punto di immissione nel Graal. Mentre invece la bretella che da Fiano Romano va verso Napoli è stata costruita successivamente, quindi fa parte degli adattamenti successivi appunto del tracciato. Andiamo all'immagine successiva. Ecco, qui siamo ad Anagni e a Ceprano, quindi zona Lazio meridionale, o meglio, Frusinate. Ecco, Dante nomina questi luoghi in relazione a due episodi della storia recente, naturalmente della sua storia. La cattura di Bonifacio VIII nel feudo papale di Anagni, lo schiaffo di Anagni, siamo nel 1303, e la battaglia di Benevento del 1266, evocata a proposito appunto di Ceprano. Una data epocale che segna la sconfitta e la morte di Manfredi e quindi il crollo della potenza sveva nel regno del Mezzogiorno.
siamo oltre Roma e quindi sono territori che Dante, di cui non abbiamo nessun segno, di nessun indizio di conoscenza da parte di Dante. Dante probabilmente non ha visto queste topografie, non c'è mai stato. Diciamo solo che la costruzione dell'autostrada da Roma a Napoli, qui in questi territori, non suscitò all'epoca nessuna controversia, perché erano zone molto depresse che vedevano nella costruzione dell'autostrada il volano, possibile volano di uno sviluppo economico, unitamente poi ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. Andiamo all'immagine successiva. Ecco Monte Cassino, siamo ancora nel Lazio meridionale e Dante evoca la grande abbazia di Monte Cassino per bocca del suo fondatore San Benedetto, ovvero gigante spirituale che Dante incontra nel cielo di Saturno, degli spiriti contemplanti. Ecco, Monte Cassino è l'ultima tappa delle geografie dantesche lungo l'autosole, il luogo, diciamo, più a sud che possiamo citare in relazione all'infrastruttura, perché poi il territorio successivo fino a Napoli rimane estraneo alla Divina Commedia. Napoli non c'è nella Commedia e quindi necessariamente bisognerebbe fermarci qui. Invece Sterpos risale lungo la penisola, lo vediamo nell'immagine successiva, risale appunto all'Umbria, a Orvieto. E Orvieto naturalmente, ecco, di Orvieto qui non è la cosa interessante è che non è proposta un'immagine intera del paesaggio, è proposta soltanto la parte superiore dello skyline, diciamo, cittadino. Quindi si vede, non si vede, potrebbe essere qualsiasi cosa. Come mai Orvieto? Perché è una città tradizionalmente dantesca, seppure in forma indiretta, grazie agli affreschi che, di ispirazione dantesca, celebri affreschi che Luca Signorelli ha realizzato nella cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto. Siamo tra gli ultimi anni del 400 e i primi anni del 500. Il ciclo del giudizio universale, il famosissimo ritratto di Dante e alcune scene dal Purgatorio della Commedia in tondi monocromi, una delle quali, tratta dal canto settimo, è qui utilizzata, è qui posta da Sterpos con grande evidenza al centro della pagina. Le immagini aeree sono, le ho allegate, diciamo, per espandere la visuale, ma sono esattamente, sono fotografie prese esattamente dallo stesso punto di vista di Sterpos, soltanto a una distanza e a un'altezza sull'orizzonte, diciamo, più elevata. Ecco, andiamo alla pagina conclusiva del PowerPoint, e qui si vede che cosa Sterpos ci vuol fare vedere a Orvieto: non un paesaggio, ma un'opera d'arte, non un territorio, ma una città. La pagina conclusiva, con quel tondo e con la didascalia che magari non abbiamo il tempo di leggere, celebra l'autosole come strumento di valorizzazione non solo del paesaggio italiano, ma anche delle città d'arte, con tutta la loro ricchezza artistica e monumentale. E quindi da un lato è sicuramente un invito alla frequentazione turistica a volano per l'economia, in un contesto peraltro in cui la minaccia dell'overtourism non è ancora, come dire, ancora lontano, quantomeno non così presente. Dall'altro è anche la messa in evidenza di un elemento che potremmo definire davvero unitario e identitario, caratteristico della realtà italiana nel contesto europeo, e cioè l'intreccio strettissimo di paesaggio, urbanizzazione, patrimonio memoriale, che qui viene celebrato nel segno di Dante. E qui il saggio, su queste bellissime immagini, concludo la mia analisi e vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo la dottoressa Corazza per questa bellissima ricostruzione, questa mi riferisco poi alla parte finale, diciamo, dell'opera di Sterpos, che secondo me si impone perché
oggi tutto questo forse sarebbe impensabile. Cioè, se penso a tutta la struttura della storia, cioè lui giovanissimo che riceve direttamente questa investitura dall'amministratore delegato, forse non sarebbe mai riuscito in tempi più recenti nemmeno ad avvicinarsi all'amministratore delegato, immediatamente diventa una figura apicale per quello che riguarda i rapporti con l'esterno, e poi non teme queste contaminazioni, cioè non si pone nell'ottica dello studioso che dice io ho bisogno di un certo tipo di rivista, di un certo tipo di... No, è un assoluto innovatore, utilizza la fotografia come la parte, diciamo, tutto il contesto che organizza, e quindi è qualcosa che dovrebbe ancora oggi servire da esempio, insomma, è come dovrebbe essere uno studioso vero, insomma, un innovatore innanzitutto. E quindi vorrei ringraziare la dottoressa perché a un tempo ci ha fatto parlare di Dante e capire qualcosa dell'importanza della geografia nell'opera di Dante, ma ci ha fatto anche apprezzare dei moderni studiosi e ci ha fatto ricordare che anche in Italia ci sono stati degli iniziatori, persone che hanno lanciato nuove discipline in qualche modo, come è stato nel caso di Daniele Sterpos, che forse non a caso non è ricordato perché appunto non è un accademico propriamente detto, e quindi è stato rapidamente, cioè avere il coraggio di dire vabbè, io stampo, cioè produco questo lavoro fantastico, non mi faccio nessun problema di mandarlo su Autostrade, cioè su una rivista che magari altri avrebbero considerato come qualche cosa di assolutamente improponibile, insomma, è degno di ammirazione oggi come allora. Sicuramente è una lezione metodologica, diciamo. Assolutamente, assolutamente. Va bene, siamo nei tempi. Ecco, l'unica cosa che posso aggiungere, se abbiamo qualche momento, è che sì, in realtà Sterpos non è stato solo appunto una figura appunto apicale, un dirigente esperto di comunicazione, ma ha continuato anche in un lavoro di ricerca sul territorio. La sua è una produzione abbastanza consistente, oggi quasi del tutto dimenticata. Tra l'altro, questa collana di comunicazioni stradali attraverso i tempi, che io ho potuto vedere perché ce n'è una copia più parziale nella biblioteca Marciana, in realtà ce ne sono pochissime copie in giro per l'Italia. È un testo completamente dimenticato, anche perché purtroppo c'è stata anche una disavventura, molte copie stoccate in un magazzino della società Autostrade a Campi Bisenzio, vicino al centro dirigenziale, hanno subito un incendio e quindi sono andate distrutte. Quindi questo purtroppo ha un po' limitato la diffusione fisica appunto di questo testo, che invece consiglio a tutti se hanno occasione. E forse ci dovremmo impegnare per capire se è possibile avere a disposizione altre copie e favorirne una nuova diffusione, perché è veramente meritevole di essere conosciuto. Quello che io ho imparato, diciamo, da lui, ecco, quello che trovo il suo insegnamento più grande è, a parte il rigore metodologico, perché era un grande frequentatore di archivi, quindi non è, come dire, che, cioè, è uno studioso rigorosissimo, che mescola però fonti completamente diverse, assolutamente eterogenee. La sua ricostruzione della strada storica, lui si concentra soprattutto non tanto sul momento romano, che è anche molto più studiato, ma sul periodo medievale e premoderno. È una ricostruzione che prevede una ricerca iconografica accuratissima, che lui ha svolto sempre in prima persona, una cosa che adesso è molto rara. Sarebbe impensabile. Va bene. Io ringrazio ancora una volta moltissimo la dottoressa Corazza per questo bellissimo talk su questo argomento così affascinante, e noi come Società dei Naturalisti prendiamo l'impegno di cercare di capire se ci siano delle copie complete dell'opera di Sterpos in ambito napoletano. Credo di sì, e comunque ci terremo aggiornati su questo e sugli ulteriori sviluppi degli studi della dottoressa Corazza. Grazie ancora, e grazie a tutti quelli che hanno partecipato
a questo incontro. Grazie. Buona serata. Arrivederci.